Senza che ce ne accorgessimo. Buongiorno. Sto posto. Ciao. Quanto di acqua c'è? C'è tanta acqua. Hai visto anche arrivando che roba? Hai visto che strada. Ok. Ma non può essere che... Ma non può essere. Ok. No. Si è mollato. Era lui. Bisogna pescare in parrene. Cacchio raga, ci ha strappato tutto. Ma tutto vuol dire anche l'amo. Ha rotto l'amo. Ok, va bene. Devo solo cambiare approccio. Mentre Gigi stava mangiando probabilmente carpa. Non lo so, sai. O carpa o siluro, intanto io mangio, Col verme? Col verme, no, non ho fatto in tempo a lanciare. Ah, barbo, anche un bel barbo. Aspetta. Orca. Ma come c***o, Gigi? Come c***o di c***o lo c***o di sto co? No, basta. Vaffanculo. No! Porca miseria. Porca miseria. Proprio di prepotenza. Vabbè, dai. Prossima volta. Sto c***o di guadino, non si riusciva ad aprire. Mi spiace, Gigi, scusami, non riuscivo ad aprirlo. Aveva un pesce attaccato in canna. Dovevi proprio dirlo. Vediamo se riusciamo a portarlo a riva. Sei sicuro di ciò che stai dicendo, Gigi? Assolutamente no. Ah. No, è qualcosa che si muove. È qualcosa che si muove. Potrebbe essere un gatto. Si sta muovendo? Sì. Ok. Bene ragazzi, pesce e pesce. Gigi, ricordati che ne hai già perso uno. Sarà di nuovo un barbo. Piano, piano, bravo. Ragazzi, combatte. Combattere. È un altro bel barbo. È un altro bel barbo, Gigi. Lo chiamavano Barbo Gigi. Eccolo! Eccolo, che bel barbo, bravo Gigi, non ho capito come abbia fatto tu a non percepirlo, ma insomma. No, ma non si muoveva la canna, cioè. La canna non si muoveva, ragazzi. Classico barbo europeo. Barbo da 61. Alla faccia. Bravo Gigi. Bravo. Gigi ha un potenziale amico in canna. Gigi, facci sognare. C'è? Pesce? Dovrebbe. Wow, che bello. E tieni sta canna alta. Non c'è? Niente. Si è incagliato, però. Salu pesce o no? No? Sì. Anche la mia. Dai, non importa, Gigi. C'è lo pesce? No, forse c'è un chilo d'erba. Who knows? C'è anche un pesce. C'è anche un pesce, ragazzi. Così dice Gigi. Ma cos'è? Ah, è qua. Beh. È un barbolo. Allora procediamo alla misurazione. 56. Guarda, un bello pesce. Sta proprio un bello pesce. Ok. Buon appetito, bitch. Pesce. Marco.
Yes, pesciolino. Oh, no. Pesciolino, va bene. La cosa positiva è che il filo è spesso. Oi, 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 oi. Eccolo! Azzo, un altro bel barbo! Porca miseria! Che barbo, ragazzi! 58. 58, ragazzi. Appena messo giù. C'è? Sì, sì. Andiamo. Vale, sì. Oh no. Mi sa, ma si è infilato, mi sa, in un... Sì. Devo tenerlo molto alto per evitare di... Eccolo! Madonna! Questo è il più grande, mi sa. Mostri! Eccoci qua! Lo dritto! 62. Ragazzi, che dire, ragazzi, noi siamo qui che aspettiamo l'arrivo di Gianni, Vico e Paolo. Ho portato 3 pesci a guadino, ne abbiamo rotti un paio, sono tutti pesci grossi. 4 pesci a guadino. 4 pesci a guadino. Stiamo aspettando loro e poi sarà fiesta loca. No, collato. Oh no. No, no. C'è. Ah, ok. Guarda tu come devo tenere la canna per far sì che... Oppa! Eccolo! Che bello! Agli atti! 60! 60! 60, via! Via! Ciao! Mentre noi peschiamo, queste sono le situazioni, ragazzi. Sono arrivati Vico e Paolo e fanno gnie. Venite con noi! Venite con noi per nuovi consigli su come curare le vostre emorroidi. Buongiorno, se volete consigli sulle vostre emorroidi o sui vostri problemi intestinali, siete nel posto giusto. Benvenuti. Bella, bella intro. Mi trovo qui con Marco e con Gigi, detti anche Magi e Girco. Ciao, sono Johnny Copricapo. Per gli amici, Johnny Capo. Stai prendendo dritto per dritto. Adesso mi faccio. Anche perché vedi, c'è il professionista che adesso attacca. Ma dov'è la mia birra? Picciolino! Questa è la piega di Gesù. Oh oh! Pesce! Ve li guadino tutti e due. Ragazzi, doppietta incredibile. Vico. Non è più una doppietta. Ok, c'è solo Vico allora. Non dire bello finché non ce l'hai nel guadino. No, dico solo che è una bella stazza. Credo. Bello! Si stai ribellando, amico mio. È tardi per me. Voglio andare direttamente in nas? No! Rifai l'urlo perché era bellissimo. Ragazzi, questo qua è davvero davvero bello. Arrivo, primo lancio parrucca. Secondo lancio, pesce di giornata. 4. 4.
4. Guardate che coda rossastra, pinnatissima, pesci che vivono in corrente, sono abituati a lottare come dei leoni. Guardate che pinna da squalo. Dico? Sì. Oh no! Oh, è un pescione! Oh, è un pescione! Oh, è un pescione! Oh, è un pescione! Sono io in 10 minuti. Cioè, Vico, sei veramente un tandem. Tanto devo tirarlo a riva, non è detto, eh. Ragazzi, Vico è così. Genio e sregolatezza. Ho lasciato un posto quello magico. Ah, sì? Vi ho chiesto dove potevo lanciare per non disturbarvi e mi avete messo nel posto peggiore. Madonna, che bestia, oh. Paolo, guarda che c***o di testate tira. Così. Qualcuno faccia un video. Perché? Marco, fai il video. Là, di fianco di punta. Ah, sì? Te lo giuro, ma di fianco. Madonna, questo è grosso. Questo è almeno 31. Ma è 80, 80. Lasciare in pesca. La Madonna, Vico. Ma no, che sta a fare? Sì, è naspio. Madonna, questo è una bestia, questo. Questo è un altro bel pesce. Evidentemente, vedi, Gigi, abbiamo sempre lanciato nel punto di cazzo. Suca. Cioè, guarda, Madonna. Perché poi vedi, è grasso. 64. Va bene, rilasciamo questa seconda delizia in pochi minuti. Oh, grosso. Facci vedere come parti. Vai. Vuoi? Vai ragazzo, vai! È stanco, eh? D'altronde l'ho forzato parecchio. Chiamatemi The Barb Inspector. Questo nel dialetto della mia lingua si dice arrivare e dare schiaffi. Ehi! Tu li devi forzare i barbi. Non hai capito? Sì, ma sei piantato perché gli hai dato tutto il tempo il modo di intanarsi. Mente pesce! Dai c***o! Ma vai a fare in cuore, hai preso un pesce. Barbie da 64. Hai preso un pesce. Io, sai che secondo me potrebbe essere... Ma sarà un barbo. Un siluro. Sarebbe bello fosse una Bremen Flex. Ma poi fa una roba tutta strana. Gigi, puoi per caso venire a guadinarlo o lo... Barbo. Ha rotto tutto, ha strappato il filo. Salam aleikum. Era bello. Aleikum salam. No, avevo la frizione chiusa. Ma che filo hai? 0,26. Vi voglio dire una cosa. Dovete cercare di mettere un c***o di filo che potete scagliare insieme al piombo senza problemi. No, tu hai solo perle. Io ti do delle indicazioni. Sei libero di fallire a modo tuo. È che solitamente questa carbonella qua sembra più compatta. Vai Vico, vai! Vuoi qua? No. Vai. No. Bravo. Che pesce! Questo grigliamo. Ce l'ho. Perché l'ho lasciata lì fissa. Grazie Paolo. Indiscusso campione. Io non vorrei dire abbiamo la carbonella, cioè non è che dobbiamo per forza Anche perché con la fiamma così dai solo fuoco alle costine, cioè non puoi cuocerle su questo fuoco. Esatto. Qua allora questa è la quarta costata di maiale cotta a bassa temperatura 12 ore col runner e adesso ripassata alla griglia.
si aggiunge un briciolo di sale. Uff. E poi l'osso, così. Grazie Giovanni Roner per aver inventato il Roner. Bene ragazzi, io me ne sto andando, lascerò qua Marco e Gianni. Tutto sommato sono state 4-5 ore di passione per me, per gli altri un po' meno. Però sempre nella un sacco di pesci. Sì, un sacco di pesci piccoli e un sacco di pesci rotti. Invece io ne ho presi tre barbie enormi pesci e un silure. In ogni caso, se il video dovesse finire qua, ci vediamo dove c'è acqua.